Ciao ragazzi, bentornati con un video del buon Thomas Lang non può mai mancare in una playlist che si rispetti. Ne avevo già fatto uno tempo fa, ma ho deciso di fare un altro. Questa volta parliamo del pezzo Time, del suo disco Prog Pop, un disco in cui lui praticamente fa tutto, c'è cioè la batteria è una, e sembra che si fosse, siano 200 milioni. Vediamo subito di che si tratta. Bando alle ciance, Thomas Lang, uno dei migliori batteristi del mondo, come sapete. Io sono super fan, ho fatto il suo drum camp, ho fatto anche lezione privata con lui quando è venuto a Cagliari, quindi non mi sono fatto mancare niente. Un mostro e un bravissimo insegnante, quindi vediamoci Thomas Lang. Praticamente lui farà con i piedi, col piede sinistro e la parte sinistra del corpo, il diavolo a 4, occhio. Cioè, tieni conto della difficoltà di questa cosa. Questo è un livello di difficoltà allucinante. Pensate se vi chiamano a suonare una band. Ah, tranquillo, imparati questa canzone Time come primo pezzo. Cioè, che cazzo gli dici? Ciao ragazzi, passo la settimana prossima, cioè l'anno prossimo, fra 5 anni, 10 anni. Cioè, qua parliamo veramente di uno che si inventa come ogni volta dei nuovi modi per portare avanti il concetto di strumento, il concetto di batteria all'interno dei brani. Questo è un esempio. Poi lì sono attacco su, attacco giù, cioè non ne frega un cazzo, traditional grip, match grip, quello che vuoi. Notare poi questa parte qua del piano cassa in cui lui abbassa il volume. Poi entrare col full volume delle casse, attacco su nel ritornello.
non c'è un secondo in cui tu pensi, tipo, pu puoi pensare ai cazzi tuoi in un pezzo del genere. Perché basta che tu pensi ai cazzi tuoi un attimo e mandi tutti a fanculo. Sicuro non un disco facilmente digeribile, dato la cassa è cortissima, però un disco con delle idee a livello batteristico estremamente interessanti. Cioè l'idea di far sì che lui con la sua tecnica, la sua coordinazione, la sua indipendenza suonasse tutto da solo, creando pattern che alla fine non so chi altro al mondo possa ripetere così. Forse Marco Iannetta come tipologia di utilizzo dei pedali, ma questo è veramente incredibile. Me goioni. Quindi, porca cioè, sono quella cosa che tu qua dici, picchia, ma questo qua suona l'osso strumento che suono anch'io, non sembrerebbe. Quindi ragazzi, Thomas Lang è sempre incredibile. Brano Time del disco Prog Pop. Spero il video vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti che ne pensate. Per me è molto interessante, è molto figo poi vederlo fare sempre sta roba, perché chi la può fare oltre lui? Un like, un commento, attivate la campanella e a presto. Un abbraccio, ciao.